Ciao a tutti, ho deciso di recarmi nel luogo del delitto, dell'ennesimo assassinio da parte dell'amministrazione Raggi nei confronti di Roma, la città più bella del mondo. Guardate questo scempio, questa lingua di asfalto che questi nuovi lanzichenecchi a Roma hanno deciso di buttare, di colare in uno dei luoghi più belli del mondo. Insomma, siamo seri, ma lo dico soprattutto a questi politici, questi radical chic alla Calenda, che evidentemente hanno, come dire, conoscono soltanto i parioli, quella roba lì, non sono mai usciti, non conoscono la città, anche se oggi fanno, iniziano a prendere i mezzi pubblici. Ma questo è il biglietto, funziona così, si deve mettere, fanno un po' così, per non parlare dei politici centrodestra, da Salvini in giù, che evidentemente devono attaccare Virginia Raggi, non avendo alcuna idea, onestamente, e che prendono delle cantonate colossali. Allora, la ciclabile vi può piacere o non piacere, e magari qualcuno è contrarissimo appunto alla pista ciclabile sul Lungotevere, legittimo, però dovete sapere una cosa, che venne realizzata la prima volta nel 2005 qui, amministrazione Veltroni, però Veltroni creò soltanto una segnaletica, che poi chi è romano lo sa, che poi velocemente perse un po' i colori. La lingua di asfalto venne calata durante l'amministrazione Alemanno, grande Alemanno, fantastico, rimpiangiamo Alemanno perché ha fatto così bene per la capitale, e che nel 2009 appunto decise di realizzare questa pista ciclabile. Ecco, dal 2009 ad oggi, quindi sono passati 12 anni, non è stata mai fatta la manutenzione su questa pista ciclabile, tutto qua, c'è sempre stato negli ultimi anni appunto questo asfalto, c'erano buche, i ciclisti lo sanno, parti piuttosto pericolose. L'amministrazione Raggi ha avuto la malaugurata idea di ripristinare quel che c'era in precedenza, che hanno trovato, e renderlo un po' più funzionale, anche migliore, più decoroso dal punto di vista estetico, con una segnaletica a cui si stanno facendo delle prove, con la scelta di un colore, si stanno facendo anche delle prove di colore il più possibile, il miglior possibile appunto per questa opera molto utile, appunto, che consente a tante persone di correre qua al lato del biondo Tevere o di andare in bicicletta. Quindi, insomma, quando verranno finiti i lavori ci sarà una situazione del genere per diversi chilometri qui nel centro di Roma. Tutto qua l'hanno descritta come l'ennesimo scempio attuato appunto da questa amministrazione nei confronti di Roma. Significa soltanto fare manutenzione su quel che già c'era in precedenza, tentare di rendere migliore quel che è stato fatto da altri sindaci, tentare di rendere più fruibile e anche più esteticamente decoroso, posto che può non piacere assolutamente una pista ciclabile, ma è utile anche e soprattutto in questo tratto, appunto rendere più decoroso quel che è stato fatto 12 anni fa. Tutto qua. Credo che se il centrodestra e anche il Partito Democratico, anche Morassut, si è scagliato, non ha fatto un paladino delle bellezze appunto di Roma, penso che per vincere dovrebbero utilizzare degli argomenti migliori e anche avere un po' più di serietà e di onestà intellettuale. Un abbraccio.